domandano quali sono le caratteristiche e i contenuti degli esami dei corsi di fitness. Oggi siamo dunque qui a chiarire eventuali dubbi su quelli che sono i contenuti e le modalità di svolgimento degli esami. Gli esami si svolgeranno nella ultima sessione del corso, equivalente all'ultimo weekend del corso di fitness. Questi esami verranno suddivisi a loro volta in due momenti. Il primo esame consta di un test scritto che si svolge nel pomeriggio del sabato relativo all'ultimo weekend del corso. Il test consiste nel rispondere a 50 domande con risposta multipla, alle quali vengono affiancate due schede pratiche di lavoro specifiche della sala pesi che dovranno essere completate o corrette nella loro compilazione e nei loro contenuti. Solo ed esclusivamente al superamento dell'esame scritto, quindi con un voto minimo di 18 trentesimi, si potrà accedere all'esame teorico-pratico. Questo rappresenta la seconda parte dell'esame che si svolgerà a partire dalle prime ore della domenica mattina fino al completamento del gruppo di esaminati. Consiste in una serie di domande teoriche su tutti quelli che sono gli argomenti di anatomia, fisiologia, posturologia, legati naturalmente al corso e quindi al programma del corso svolto. A questi verranno affiancate delle richieste di esercitazioni pratiche, sia dal punto di vista didattico sia dal punto di vista esecutivo, sempre inerenti le argomentazioni trattate durante il corso. Quindi nel corso di fitness andremo a richiedere soprattutto la progressione didattica di tutti gli esercizi base e complementari applicati ai macchinari della sala pesi. Per conoscere e quindi visualizzare il programma del corso di fitness potete accedere esattamente al link in descrizione. Quindi vi invitiamo a valutare tutte le vostre curiosità e conseguentemente a scegliere la sede e le date più consone alle vostre esigenze. Grazie a tutti per l'attenzione.